Buonasera a tutti, vorrei parlarvi di alcuni valori molto importanti, di alcune cose significative, perché è il valore stesso della vita, il valore stesso di come è stata creata la Terra. Che milioni di anni, diciamo così, il fatto di una creazione talmente perfetta che oltre, diciamo così, ad avere la vita stessa, si pensa tante volte a una linea retta, che ci sia subito un inizio e poi una fine. Ma in verità non è così, perché è come lo stesso pianeta Terra, che è rotondo e quindi ha sempre un inizio e una fine, e un inizio e una fine. Basta, diciamo così, guardare tipo come certi animali muoiono sulla Terra, che tipo come i salmoni, i pesci quando muoiono, che rimangono a galla, da loro nascono altre forme di piante, altre forme di alberi, altre forme di vegetazioni, di cose terrestri, di cui, diciamo così, ne vale veramente la pena cercare di vedere le cose in una maniera nell'aldilà, perché Dio stesso ha creato la vita e l'ha creata in maniera perfetta. E tante volte magari noi pensiamo che ci sia subito un inizio e poi una fine, poi basta, poi non c'è più niente. Invece no, questa terra è stata creata in maniera talmente perfetta da dover far sì che qualsiasi animale, qualsiasi essere umano, qualsiasi albero, qualsiasi foglia, quando muore, produce delle altre cose a livello vegetativo, a livello anche di vegetazione. Ed è una cosa veramente stupenda cercare di vedere le cose in un altro punto di vista, in un'altra forma. Anche quando ci sono state delle stragi ricordiamo la bomba di Hiroshima, che sono state tirate due bombe atomiche. Ha avuto una distruzione veramente, veramente tale da distruggere sia gli esseri umani che erano lì, sia quello che ha creato. Però subito dopo è stata creata l'operazione nucleare. Addirittura, non so dopo quanti anni, c'è stata la prima operazione per l'intervento del cuore, per un trapianto a livello nucleare. E tante volte Dio stesso ci dà una conoscenza talmente grande che è veramente significativa, è veramente unica. Poter pensare a queste cose, poter vedere le cose in maniera per come le vede lui, anche se tante volte la nostra mente ci fa pensare che non c'è nessuno che ci può aiutare, non c'è nessuno che ci può tirare fuori da una determinata situazione. E quindi perdiamo le speranze, tante volte perdiamo anche il coraggio, perdiamo la nostra concentrazione per riuscire
ad arrivare a un livello maggiore, a un livello superiore. Però delle volte capita che nelle varie situazioni della vita, nelle varie situazioni dove ci troviamo, ci sono delle situazioni che cambiano totalmente la problematica, cambiano totalmente la situazione in maniera stessa, perché è come diciamo così, quando c'è un aurifacio, un temporale, che noi pensiamo in maniera negativa a quello che può creare, a quello che può distruggere, però non pensiamo in maniera positiva su cui ogni singola parte di acqua può rigenerare la terra, può rigenerare gli alberi, le foreste, la vegetazione, il nostro ambiente stesso, perché viviamo in un pianeta veramente, veramente fatto di una maniera talmente bella, di una maniera talmente perfetta, che anche se siamo noi quelli che tante volte distruggiamo ciò che non è nostro, ma a livello d'atmosfera, a livello di tutto ciò che è dentro in ogni minima particella della nostra generazione, della nostra terra, ci dovrebbe solamente far rimanere stupiti, perché anche le nostre progenie, i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri, quello che ci verrà dopo, non è altro che un proseguimento a noi stessi, un proseguimento a noi come persone, perché non possiamo pensare che la vita è fatta di vita e quindi in una vita non ci sia la morte. E purtroppo non dobbiamo pensare neanche che la morte è una cosa brutta, perché rigenera una cosa morta, la fa diventare di nuovo in vita, di nuovo presente, e quindi dobbiamo vedere le cose in maniera diversa, cercare di approfondire su determinati studi, su determinate cose, su quello che può creare la vita stessa, a quello che può succedere dopo. E con questo vi vorrei salutare, vi vorrei dare un abbraccio. Spero che in questa maniera qui riuscite a sentirmi meglio a livello di microfono, a livello di audio, e vi saluto e vi do un abbraccio. Ciao.